Buona serata, bentornati sul mio canale. Oggi più che fare una recensione vorrei dare un consiglio a tutti quelli come me che sono appassionati di videomaking oppure di fotografia. Vorrei parlarvi di questo attrezzo che sto utilizzando da una decina di giorni e che ogni giorno mi sta stupendo sempre di più. Oggetto che mi è arrivato per errore da Banggood, io avevo ordinato un microfono, invece mi è arrivato un kit che comprende degli accessori che poi vedremo e questo stabilizzatore. Tanto per iniziare vorrei ringraziare Banggood perché mi ha rinviato i soldi e in più mi ha lasciato anche lo stabilizzatore. Come dicevo, mi è arrivato per errore, quindi pensavo fosse un oggetto inutile e quindi cosa ho fatto? L'ho messo nell'armadio e l'ho lasciato lì per qualche mese. Settimana scorsa dovevo fare una ripresa per un progetto che stavo facendo, una ripresa dal basso verso l'alto, ero scomodissimo a utilizzare la fotocamera, mi è venuto in mente che avevo questo stabilizzatore a casa e quindi ho deciso di testarlo. E da quando ho iniziato a usarlo, praticamente lo sto usando tutti i giorni. Lo sto usando tutti i giorni perché oltre a, come si chiama, a essere comodo da utilizzare per fare delle riprese, soprattutto riprese in movimento, non solo per quando si fanno riprese particolari dal basso verso l'alto o magari anche al contrario, ma anche quando si utilizza in maniera normale. In più è comodissimo perché si possono collegare tantissimi accessori tutti insieme. Difatti io più che altro lo sto utilizzando tutti i giorni come staffa perché si può collegare sopra al treppiedi e quindi quando mi filmo ho collegato tutti gli accessori che mi servono. In più riesco a collegare anche, oltre alla fotocamera, anche un action camera. Niente, ora vediamo cosa c'è contenuto nella scatola e poi vi dico il prezzo, così se siete interessati potete comprarlo anche voi, non costa moltissimo, e poi vi faccio vedere come si collegano tutti gli accessori. Questa è la scatola, chiaramente nella scatola c'era lo stabilizzatore, in più c'è un sacchetto in velluto che serve per inserire questi accessori quando abbiamo finito di utilizzarli. Gli accessori sono questo che è per il collegamento di una fotocamera, per il collegamento di un action camera e questo invece se vogliamo utilizzarlo con uno smartphone. In più troviamo anche questa lampada che è molto bella, molto comoda, si possono utilizzare quattro batterie a stilo, come vedete io utilizzo delle batterie ricaricabili, come vedete è comodissimo anche perché lo sportello è calamitato sia dietro che davanti. In più qui in basso ha una micro USB, penso che sia per il collegamento di una power bank, si può anche utilizzare con una power bank. Qui c'è il collegamento chiaramente per la slitta e la vite per il bloccaggio. Si accende da qua in alto. In più qui abbiamo una rotella che serve per dosare quanta luce ci occorre quando la utilizziamo. Niente, il kit mi pare che costa un 14 euro e con 14 euro vi arriva tutti questi accessori. Ora vediamo come è costruito lo stabilizzatore. Chiaramente lo stabilizzatore è costruito in plastica, quindi è molto leggero sia da trasportare ma anche da utilizzare. Come vedete l'impugnatura è completamente in spugna, quindi è molto comoda soprattutto se dobbiamo fare delle riprese molto lunghe. La parte comunque che mi è piaciuta di più dello stabilizzatore è questa, dove si collegano gli accessori. Questo perché, come vedete, ci sono tantissimi spazi dove collegare gli accessori. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che riusciamo a collegare l'accessorio portando il peso in maniera molto omogenea. Quindi cosa vuol dire? Che riusciamo a utilizzare lo stabilizzatore in maniera più comoda e a fare delle riprese molto più stabili. Questo accessorio secondo me è molto comodo anche per gli smartphone. Ho provato anch'io chiaramente a fare delle riprese con gli smartphone e dopo un po' di tempo che tengo le mani così, le mani iniziano a tremarmi e quindi i video vengono in maniera molto mossa. Utilizzando invece questo accessorio, che si può utilizzare in maniera molto salda, chiaramente le riprese vengono fatte in maniera migliore. Come vedete questa è un'altra funzione con cui si può utilizzare questo stabilizzatore. Questa è la funzione a staffa, ci tenevo a farvela vedere perché è la funzione che io utilizzo più di frequente. Di solito io utilizzo la videocamera, in alto ci metto questa luce a LED e qui collego quel microfono che sta registrando adesso la mia voce. Chiaramente tutto viene collegato in quel treppiedi. Spero che la recensione vi sia piaciuta e che questo accessorio vi sia piaciuto come sta piacendo a me. Spero che vi iscriviate al canale se ancora non l'avete fatto e vi auguro buona serata.